Questo progetto è nato nel 2014, a fine 2014 è stato presentato all'Industria a Milano di allora, e da allora chiaramente si è creato come un organismo, nel senso un gruppo di persone che collaborano attivamente, che sono organizzate, ci siamo costituiti come associazione e quindi una comunità effettiva dietro questo progetto che è portato in open hardware, basato su un'architettura diciamo non mainstream, cioè come PC. Chi non siamo? Non siamo un'azienda, non vendiamo prodotti, non ci interessa il profitto, non ci interessa il mercato, non ci interessa essere competitivi, non ci interessa tutto ciò, così almeno chiarisce subito a chi si sta rivolgendo, che aspettative potete avere nei confronti di questa comunità. Chi siamo? Allora, da una parte e tutti volontari, siamo interessati alla parte diciamo di software libero, anche necessariamente tutti in uguale misura, perché diciamo, cerchiamo di far convergere anche chi è interessato all'open hardware, e in generale, come dicevo prima, alle hardware non mainstream, cioè non allineato a quello che è il lato di invece il mercato commerciale, cioè quello che non siamo, no? E quindi quello che ho chiamato indipendenti, con la musica indie e altre cose indipendenti. Quindi diciamo, vogliamo essere indipendenti da quelle che sono le logiche diciamo di un sistema che condividiamo a posto. Ecco, questo perché riconvergono un po' queste persone. Poi diciamo ci sono anche tanti progetti collaterali a questo spirito, e quindi sicuramente sono tanti altri interessi che possono convergere. Stiamo preparando un gruppo di acquisto, nel senso che chiaramente non essendo una, come dire, un'azienda, in realtà quello che noi facciamo è unire le persone con interessi convergenti. E quindi poi questo gruppo di persone potrà anche acquistare un qualcosa, un prodotto, uno strumento generato da questa diciamo interesse comune. Potremmo diventare un gruppo di acquisto solidale, perché abbiamo comunque scelto di rivolgerci per un'ipotesi futura eventuale di far produrre un oggetto, un portatile open hardware, a comunque una realtà piccola, anche perché quelle grandi non ce l'abbiamo considerate. Comunque diciamo, questo è per dire perché è solidale. Abbiamo formato questa soluzione Power Progress, ci interessa il tipo di rapporto che abbiamo con le persone, cioè non è che qua siamo dei cinesi, siamo persone normalissime, non ci interessa, come dire, l'obiettivo in sé, il primo obiettivo, cioè trattiamoci male, ma l'obiettivo è se facciamo questa cosa, divertendoci, facendo qualcosa che esprime qualche parte di noi stessi interessante, bene, sarà meglio che non facciamo, invece l'ho ordinato il libro, no? Per cui questo è molto importante, curo molto questo aspetto, dico io perché mi sono occupato un po' di dare un po' fuori una cosa, ma dal punto di vista dell'organizzazione proprio umana, diciamo così. Per cui curo, cerco di capire chi è che si avvicina e diciamo, evitare diciamo, collaborazioni distruttive. Ci interessa collaborare e ci interessa scegliere, quello mi sembra un po' l'elemento della libertà di scelta. Per cui chiaramente anche in tutto quello che è il processo decisionale, cioè essendo un progetto comune, una comunità, è un processo dove diciamo, è importante che uno metta la sua. No? Quindi, come dicevo, abbiamo scelto in questa fase di spingere questo progetto, non è l'unico scopo dell'associazione, quindi abbiamo scelto questa architettura, PowerPC, però non è che per forza sarà per sempre. In questo momento, per caratteristiche tecniche, per scelte di non fare scelte mainstream e per varie questioni, abbiamo scelto di tentare con questa architettura. L'associazione appunto ha un interesse più ampio, condivisione delle conoscenze, del sapere, l'adozione e diffusione di software libero, di open hardware, essere consapevoli di quello che stiamo utilizzando e diciamo, a livello di device in generale, comunque essere consapevoli di fenomeni manipolatori e di gestione delle nostre informazioni, che poi è il tema di questo newsletter. Ci interessa operativi open source, ci interessa l'innovazione e il progresso scientifico non finalizzata a far quattrini, ma finalizzata appunto a migliorare la qualità della vita degli esseri umani. Questo per dire che l'obiettivo anche dell'associazione, perché non è che include solo questo, altra gente magari lancia altre cose.
ovviamente ci interessa ci sia più offerte per il monopolio informatico, ci interessa anche che si riesca a fare dei prototipi che dimostrino qual è la ricerca di sviluppo che ci può essere dietro a un progetto di questo tipo, e ci interessa che si tenda, diciamo, ad utilizzare software libero piuttosto che software proprietario. Cosa non vogliamo? Non vogliamo fare crowdfunding, noi stiamo facendo una campagna di donazione, perché il crowdfunding è legato a un prodotto, noi non stiamo facendo. Vorremmo che ci sia un prodotto, ma siamo molto più, facciamo una massima ricerca di gruppo, cerchiamo di farlo, cerchiamo di finanziarlo, perché siamo intelligenti, come dicevo, c'è un team di persone appassionate, in alcuni casi veri progettisti ARA, però ahimè, avendo famiglia e lavoro, li ho tempo di dire soprattutto a quelli che non hanno dedicato un po' di tempo, cercando di capire perlomeno alcuni suggerimenti che poi hanno dato tecnici a chi poi. Stiamo parlando per fare l'organizzazione dello schema elettrico, però diciamo appunto non siamo utopici dal punto di vista, perché siamo tutti volontari, non riusciamo a realizzare un progetto come questo con il tempo libero, dal punto di vista della progettazione anche però cioè, sarà di fare la revisione, cioè una volta che lo schema elettrico, così come adesso ci siamo arrivati alla fase dello schema blocchi di cinema di 5 mettere, c'è stata una revisione, è stata fatta da chi ancora capire, perché abbiamo un po' discusso con chi invece sta facendo la preparazione, qui riusciamo a mettere voce in capitolo, cioè capire di cosa stiamo parlando, però siamo noi per chiarire e da lì anche perché stiamo ponendo le donazioni, altrimenti ognuno mette il tempo volontario, solo che ci abbiamo messo forse mezzo secolo circa per farlo, no? Speriamo che in questo caso, grazie alle donazioni, di fare un tempo molto di meno. Noi vogliamo fare uno startup, non siamo degli imprenditori, perlomeno un'attività di questo, chi ne è non si può essere imprenditore per parte, cioè vuol dire che l'imprenditore cioè non è fare un'azienda. Cosa vogliamo? Fare ricerca di gruppo e poi ve l'ho già detto, decidere il nostro hardware e decidere il nostro software. Allora, siamo in, diciamo che il Power Progress Community, che è un po' un acronimo che abbiamo deciso di dargli per richiamare anche l'architettura, ma non è vincolante. È alla fine incubatrice questa associazione di volontariato e sinergia. Sinergia tra ovviamente i membri o comunque tutti quelli che sono vicini a questo spirito, perché si cerca di dare spazio a tutte le iniziative. Cioè, nato questo progetto del portatile, non è l'unico progetto, non è che ci interessa solo questo. Tant'è che appunto vedete, ci sono già altri progettini, alcuni assolutamente non da lontana prospettiva, perché ci mancano cioè, competenze alla fine. Cioè i progettisti meccanici cittadini che abbiano un po' di tempo da dedicare, gratis, però gratis perché fino adesso non è che abbiamo questa possibilità economica di finanziare la ricerca di sviluppo soltanto un po'. Poi c'è questo progetto, ci sono un po' di persone in Argentina che stanno cercando di aiutare un po' Debian per tenere i porti della versione PowerPC, sì, sono a fare un po' di test, sono a fare quello che posso per aiutare. E poi c'è questo nuovo progetto che sta realizzando una persona all'interno del gruppo, che è questa diciamo, distribuzione PowerPC basata su Yotta. Però per dire che c'è un po' questa arcipelago di cose che nascono, e ben meno, ma questo è quello che è successo fino adesso. Allora, il laboratorio, mentre noi siamo un'azienda, diciamo che ognuno poi, essendo già appassionato, va, come vedete qua, dei piccoli laboratori di casa sua, dove soprattutto qua si vedono quelli che sono sul lato software, perché anche perché sono la maggioranza. Poi c'è chi magari anche lato hardware, ma non voleva mettere la foto perché c'è stato un po' un casinato, però diciamo il concetto è che alla fine chiaramente ognuno può fare una parte di questa sperimentazione. No, già siamo in diverse parti del mondo, c'è molta più gente, qua non è tutti mandato la foto. Che vuole, però ecco questo è la realtà. Potete attivarvi nel senso che appunto in questo momento si tratta di procurarsi le macchine PowerPC usate inizialmente, PC, o anche di altro tipo, installarci Debian seguendo un po' di quello che abbiamo fatto e iniziare a testare pacchetti, chi è in grado anche a correggere delle cose, oppure abbiamo messo anche questo altro progetto. Perché chiaramente, adesso nelle altre precedenti edizioni c'è tutta una spiegazione perché oggi è possibile fare questa operazione, cioè grazie al software si può anche sull'architettura, studiare
supportata, diciamo, dal mercato, perché si può tentare con un oggetto simile, non abbiamo tempo oggi di vederlo, però diciamo che c'è bisogno di una mano, perché chiaramente essendoci ormai una moria di hardware con questa architettura, c'è anche pochi utenti che sono lì a provare. Quindi diciamo anche Debian, per esempio, ma anche altre distribuzioni, avendo un po' personale su quel tipo di hardware, fanno fatica a, diciamo, supportare bene. C'è un gatto che sa un po' nella coda, no? Meno la gente lo usa, meno funziona, meno funziona più. Perché bisogna invertire, bisogna, si può invertire altrimenti. Lato hardware, appunto, revisione dello schema elettrico del PCB, quindi c'è bisogno di una mano su quello, cioè come è stato fatto fino adesso sul lato, diciamo, previo. Sarebbe bello se ci fosse qualche progettista meccanico per dire un po', alcuni test sui chip su Linux, per esempio alcuni componenti di scelta, non so, per il SATA 3, poi su USB, più c'è gente che testa prima di arrivare fino alla fase finale degli UE. E poi vabbè, tutto ciò che è soluzione, perché noi abbiamo speso un po' di tempo negli anni per vedere varie soluzioni per stampare questo chassis. Alla fine la cosa più semplice è che abbiamo già fatto, però non è così semplice, perché non è che per così pochi pezzi troppi facilmente. Quindi diciamo, lì chi è creativo, ha in mente qualche soluzione su questo chassis eccetera, può essere che diventa una soluzione concreta e che può fare creativo. Vabbè, probabilmente tutti lo sanno, però giusto per ricordare, allora, innanzitutto Open Source Hardware vuole dire che questo progetto rilascerà tutti i file necessari per permettere ad altri produttori, oltre quello che è disponibile a fare questo progetto, cioè nel momento in cui ci sia un gruppo di acquisto sufficiente, col progetto Open Hardware anche altri potranno modificarlo, come per il free software, essendo obbligati però a rilasciare queste migliorie. E quindi il nostro obiettivo è rilasciare alla comunità questo lavoro, perché potrebbe anche essere, scusate, futura, che non arriviamo fino alla fine, sono tante fasi, adesso vi faccio un breve. Per cui comunque a un certo punto, se vediamo che arriviamo fino a un certo pezzo, quello che è stato realizzato rimarrà non a noi, ma a tutto diciamo, l'ambiente interessato a questo tipo di, diciamo, di attività intellettuale. È abbastanza spedito, un po' perché il tempo è breve, però se c'è qualcosa di, diciamo, importante da dire, non riesco a seguire per tanto il pezzo, fatemi dire, nel senso, vado un po' rapido per i tempi, poi spero di aver lasciato un po' di tempo per le domande, quindi io vado veloce. Chiarisco che non essendo solo, diciamo, della collegio, idealisti, basta, sappiamo che non è detto che riusciamo a rilasciare tutto con Open Source Hardware, cioè non ne siamo sicuri, anche perché parlando con altri che hanno fatto progetti Open Source Hardware, diciamo ci sono opinioni per cui sì, non c'è problema, perché in teoria anche se ci fosse un componente che ha una serie di informazioni che si possono divulgare, non necessariamente queste informazioni compariranno nello schema elettrico, nel PCB, quindi, però noi andiamo un po' cauti, torniamo a fare questa cosa, tanto che sia tutto disponibile senza firmare a cosa, può firmare il produttore di chip, però vediamo, nel senso, fino alla fine non possiamo giurare. E quindi uno è il progetto specifico, semplicemente ci sono questi tre kit, uno di lancio, a Caserma, prestato MSP grazie a un ragazzo che ha collaborato con noi realmente, nel senso che ci ha sbattuto per rilanciare questo termine in prestito. Poi ce n'è uno grazie a OpenSUSE che è in Repubblica Ceca, ci sta aiutando per fare questo obiettivo, che è di fatto questa macchina che avete qui, che è un sistema di sviluppo dove che si, diciamo, che parte senza video, il video ci fa capire con video, non perché, perché chiaramente la nostra applicazione concreta qua è quella. E quindi ci sono questi tre dev kit su cui stiamo facendo questa attività, diciamo, di ricerca, perché non c'è, diciamo, qualcosa già, questo apparato già è utilizzato, questo, non so quale cosa, per cui è di ricerca. Come dicevo prima, la preparazione, perché non possiamo
comunque non possiamo fare prodotti, quindi non possiamo fare crowdfunding perché non sono legato a un prodotto. In molti casi perché approcciare il prototipo, avere lo schema, quindi non c'è nulla. Quindi di fatto quando tu puoi accedere al sito, diciamo tutto è un plugin di WordPress per fare diciamo le donazioni, protegge tutto. E anche quello della libertà per applicare la donazione, non è che è andato un tempo, chiaro che c'è un tempo, però non è che c'è scritto entro il, no? E poi è chiarito molto bene che non vedendo un prodotto, essendo un'associazione a scopo di lucro, noi non possiamo dare indietro ai soci, tu doni all'associazione per appoggiare l'associazione a scopo associativo, no? Cioè la legge italiana non contempla che tu dai così, vuol dire che allora stai finanziando una roba che tu ricevi e non può farlo un'associazione. Quindi questa è la forma. Se va male, ecco, dice che se arrivate, se avete, non so, il primo step di 12.600 euro che spendete, se arrivate adesso quasi, quasi 7.000, possiamo arrivare alla fine. Cosa succede se va male? Ovviamente dipenderà dai donatori, ci sarà una votazione tra donatori, uno se vuole si iscrive all'associazione, questo potrà decidere compatibilmente alla missione dell'associazione, che possiamo decidere anche un po'. Ma anche se non è questo progetto, una cosa più piccola, però si può decidere e fare cosa. Quindi diciamo, questo perché uno che dà un contributo lo dà con questo atteggiamento, sta appoggiando un'associazione con un obiettivo. Devo dire che essendo già arrivati al 54%, ormai diciamo che sullo schema elettrico con i tempi che ci metteremo è abbastanza facile che arriveremo, no? Per cui nel caso peggiore dovrebbe esserci. Non c'è solo quello, perché poi c'è la parte del PCB, c'è la parte del prototipo, la parte del testare certificazioni quando si arriva in zona diciamo verso una possibile produzione. Per cui insomma il cammino potrebbe essere lungo. Ora, quello che ho visto è che adesso qua vi dico un po' come noi siamo su questa fase, abbiamo iniziato a giugno. Diciamo un obiettivo sarebbe chiudere con il 2017, però dipende, siamo deciso, non voglio dire. Per cui se la cosa viene conosciuta, perché è solo questione di essere conosciuto, io ho già visto il rapporto tra le donazioni e chi arriva, è inevitabile, ho visto che la cosa ha un buon diciamo accoglimento da parte delle persone nuove, quindi perché le donazioni arrivano basta che la gente lo sappia, sì, cioè, sì, che ho visto i dati. Per cui se riusciamo a fare in modo che qualcuno condivida questo progetto, cioè lo condivida lo diventa pubblico, probabilmente per il 2017 finiamo questa fase e poi potrebbe procedere in questa maniera. Potrebbe anche una sfera di Stato, no? Strumenti, vabbè, ci sono strumenti per entrare in contatto, il sito, il forum, il questionario, per vedere uno può decidere dove mettersi a collaborare, perché può fare tutto, c'è cioè, tutto. Ci sarebbe bellissimo accoglimento da chi è un po' da Luigi si occupa di grafica, perché siamo un po' pochini, c'è la newsletter, sono vari strumenti di contatto e collaborazione. Ci sono una quarantina di persone che sono diciamo più attive, ci sono i gruppi di lavoro sul software e sull'hardware, ci troviamo periodicamente, facciamo delle chat scritte per facilitare un po' la comprensione reciproca. Vabbè, questo l'ho già detto e credo. Ah, ecco, cosa importante, l'associazione con 30 anni ci si può iscrivere per i 10 per gli studenti oppure per quelli che sono i paesi. Perché, diciamo, a noi interessa che la gente sia coinvolta a decidere, quindi se si iscrive è meglio. Vabbè, qua è così, per commentare, è iniziato nel 2014, adesso ci sono un po' di iscritti alla newsletter, ci sono centinaia che hanno effettivamente dato le donazioni, che era più o meno quello che avevano detto che sarebbero dato, quindi perfetto, la gente è stata più che coerente, quindi come dire, direi che va tutto come può andare. Questo lo salvo che l'ho fatto per Bolzano, dove fare la presentazione per Bolzano, era solo per dire che poche missioni erano addirittura molto giovani, la più giovane di tutte quelle che adesso sono più, diciamo, più diciamo, conosciute o comunque che sono rimaste. E in effetti, essendo la più recente, ha una serie di caratteristiche che non abbiamo valutato valide. Queste sono le due informazioni, chi ha scelto il MXM per poter ragionare la scheda video, abbiamo messo
quello che diciamo effettivamente ci sembra una cosa aggiornata ai tempi nuovi, non sicuramente il DDR4 perché il processore non è uscito proprio oggi, quindi a qualche anno, però diciamo per il resto abbiamo cercato di fare una cosa attuale. E poi vabbè, chiarendo che il fatto che sia PowerPC ci obbliga a non avere entrare in proprietario, cioè a non avere, perché tanto non ci darebbero perché Nvidia, AT eccetera fanno che sottoservano PowerPC ma quasi neanche esistono, cioè ci obbliga a usare tutti i driver open source. Qua è per dire dove siamo arrivati, 54% rispetto a 10.600 euro, e come si collabora, no, questa è la collaborazione che abbiamo fatto, l'esempio rispetto al schema elettrico, cioè loro ci hanno proposto una serie di componenti, questo chip, questo per il SAP, questo per l'SD, questo per la gestione dei risparmi di energia, una serie di qua, e c'è stata una discussione interna per vedere uno se c'entrava con le tenere il nostro obiettivo, due se erano i componenti potevano essere componenti più aperti, quindi magari cioè c'è il chip della Tesla System che non ha bisogno di firmare l'NDA piuttosto quello della NEC invece sì, allora compatibilmente anche con quello che è la finalità del progettista con questi componenti, abbiamo cercato di arrivare a una convergenza e quello è un processo interessante secondo me, che, voglio dire, tu vai nel negozio, prendi una roba già fatta, quello che è, prendi, punto. Qua stiamo scegliendo i componenti che siano compatibili con lì, scegliendo, cercando di usare quelli che siano aperti, così, è tutto un processo diverso, proprio come rapporto, no? E poi proprio questo è lo schema blocco che è uscito pochi giorni fa dopo una serie di cose, non ci sono nomi di tutti i componenti, perché diciamo quello che noi vogliamo fare è che la gente accoggi tutto il progetto fino alla fine del giro, non che adesso tutti i componenti, arriva il primo dice, se aspetta che proprio nulla, tutti ci mettiamo a rimanere insieme, poi dove arriviamo, arriviamo, però di conseguenza questo è lo schema e fa vedere diciamo più o meno che caratteristiche ha, anche perché in questa fase non sapevo ancora esattamente quale sarà lo chassis, no? Per cui abbiamo lasciato aperto varie possibilità, cioè voglio dire, aprire non sappiamo se c'è una bugia e basta, una HDMI o un'uscita di digital core, non sappiamo, dobbiamo prevedere una serie di cose, così come non sappiamo se sarà tastiera, touchpad collegato con un PS2 o USB interna, c'è una serie di questioni e quindi sono rimaste aperte e possono rimanere aperte fino all'aspetto logico. Ma poi dite, quando inizi a fare il PCD, cioè decide, beh, adesso su sta scheda cosa ci metto su, dove sta l'uscita, dove faccio la zap, lì ci sarà bisogno di sapere qual è lo chassis. O uno può dire, no, cioè, se lo facciamo disegnato sopra, sì, però diventa molto più complesso. Anche perché noi non facciamo prodotti, quindi non possiamo dire, come dire, decidiamo noi a prescindere, ma bisogna vedere se chi ha intenzione di farci un prodotto dice, ma guarda, io posso gestire questo. Se tu mi chiedi di fare tutto da zero e quindi puoi gestire tutta la complessità, non te lo faccio. Quindi è una fase un po' più delicata, ma ecco, su questa fase c'è una grossa mano. Nel senso che noi abbiamo, per fortuna sembra che abbiamo anche un contatto di una persona in Cina che effettivamente sta cercando di trovare qualche fornitore, là, poi da qui. Però io adesso non c'è quello di concreto. Abbiamo fatto varie tentative, abbiamo contattato vari produttori di chassis più piccoli, ma poi arrivando a dunque loro hanno scelto di non appoggiare, cioè sono una scelta dei top manager, una cosa intenzionale, lo dico perché, vabbè, per cui diciamo, quindi questo tema è aperto, chi è competente può dare una mano, venga, dobbiamo concluderlo, c'è qualche possibilità, però è tutto una roba aperta. A parte questo tema che ho detto, aperto, quindi chiunque può produrre l'open source hardware, perché non è una licenza, è una pratica. La pratica stiamo facendo, cercando di fare noi, per esempio, no? Poi ci sono delle licenze che anche rappresentano questa, cioè in qualche modo sono coerenti con questa pratica. L'obiettivo nostro è anche certificare tramite un processo dell'open source hardware foundation, whatever. Quindi l'obiettivo è di certificare tutto il nostro processo, però adesso è il futuro ancora.
avevo contattato di farsi bello, andate al dunque, poi la commedia, no? Licenze che noi abbiamo conosciuto, perché però cerchiamo gente che ne sappia più di noi, perché siamo poco intelligenti, poche persone, e sono queste licenze che noi sappiamo, ci cioè, vedere eventualmente come licenziarla. Come ho già raccontato, non sto a dilungarmi, ma anche qui per dire, come dire, accettiamo, non sapendo lo chassis, sei sempre lì quando stai progettando, la prima volta la linea, cioè, fino adesso, fino a scrivere non è un problema, dopo, e sta buona la linea, c'è una prima. Vabbè, questo l'ho già detto, ci sono gli indirizzi, poi gli slide vanno pubblicate. Come dicevo, non è solo una cosa per softwareisti o ingegneristi, no, c'è chi traduce, chi corregge l'inglese, che l'inglese di fatto non è inglese tendenzialmente, che c'è lì, cioè sia spagnolo, sia... ci sono anche americani, però non scritto, ci servono creativi, ci servono creativi, perché sono pochi, perché hanno fatto attività di quel tipo, voglio dire creativi sull'espressività, quindi sono grafica, video, eccetera. Chi vuole attivare gruppi di acquisto, questa sarà una fase successiva, adesso più che altro donazioni, gruppi di donazioni, e basta, perché poi adesso l'ho già detto. Vabbè, poi ci sono delle cose un po' sfidanti, un po' deliranti, ma noi si parte deliranti, poi si vede come si finisce. Cioè, ricerchiamo programmatori per portare almeno due, una di queste tre, diciamo, due sono quelle più concrete, software per virtualizzare, uno è quello che non credo. Emula la Wii, poi l'altro è quello che emula la PlayStation 3 che girano su X86 e poi quella per Xbox è molto sperimentata. Ho già parlato con gli sviluppatori, bisogna di tutti i due progetti. Nel primo caso bisogna fare un pezzo che si chiama il Casher Just in Time, bisogna farlo per quanto sì, l'ha fatto per X86, c'è per ARM, è un'attività impegnativa, però se non gli piace, capace, che non sono capace. Per PlayStation 3 mi hanno detto che usa questa libreria LLVM che gira anche su quale PC e poi non ho capito cosa bisogna fare di altro, abbiamo parlato di altro. Però diciamo, sono sfidanti, sono possibili, tra l'altro essendo la stessa architettura forse funzionerebbero meglio che su X86, perché essendo che la PlayStation 3 Xbox 360 e la Wii usano proprio il processore. Vabbè, per il PC un po' l'ho già detto, però diciamo. È più recente, ha una buona efficienza energetica che va bene per un notebook. È utilizzato un po' in tutti i settori, dagli apparati di rete, piuttosto che i server che ci sono in diversi data center, per cui e ci obbliga a usare software libero. Vabbè, l'architettura attiva, c'è stata questa Open Power Foundation, è stata fondata, di cui noi siamo membri, non che il nostro nome per coerenza, diciamo, degli obiettivi. Per cui è un'architettura che non è morta assolutamente, però a livello di utilizzo supportabile, se non ci si gioca, è ancora attiva. Basta. Per cui questo è quanto. Se c'è qualcosa, se c'è qualcosa di importante da buttare lì. Io una domanda rapida ce l'avrei. Sì. Parlare del supporto dei Debian. Sì. C'è qualcosa in particolare che ha bisogno di particolare attenzione? Cioè... Il problema è che essendoci poche persone che provano i pacchetti, spesso con indicazioni ovviamente si dice qual è l'applicazione che mi interessa, e vedere se va, capire, segnalare. Quindi proprio dice di trasporto di bug? Come... Sì, cioè a partire da quello di posto, non posso fare più o meno. Certo, però... certo. Sì, che non invertiamo il circolo vizioso, cioè creiamo dei device, comunque degli strumenti, fare PC che la gente inizia a usare, c'è cioè questo problema. Per cui, comunque diciamo, devo andare giustamente iniziare, se c'è qualcuno che vuole farmi domande, se per prendere maggiori informazioni, sono qui, diciamo, c'è anche Luigi, Riccardo,